Ma forse la metto subito in relazione con Andrea Del Mastro, perché secondo me, e forse sì, proprio questo è il tema, cioè il tema che ha posto la Meloni, al di là della sua coerenza, è l'arrivo di Draghi e la prova provata che la politica ha abdicato, giusto Del Mastro? Ci sono due temi, uno la prova provata che la politica ha abdicato e difatti vi è una resa senza condizioni, cioè non sappiamo il programma, se non per 5 punti molto generici, non sappiamo i ministeri, non sappiamo neanche l'arco in cui durerà la legislatura, ma c'è una sorta di resa incondizionata di tutti i partiti. Ma devo dire, soprattutto, c'è una questione di metodo. Noi riteniamo che l'Italia non sia una democrazia sotto tutela o di serie B e poteva andare al voto per scegliere a chi affidare il proprio destino. E ancora c'è la questione della grande ammucchiata, che per noi non è coerenza. Io mi chiedo come sia possibile che un governo affronti e curi le ferite economiche e sanitarie della nazione con quei interventi chirurgici e radicali che servono, mettendo insieme da Boldrini a Salvini. Ma forse sa Del Mastro, forse Maio, perché deciderà Draghi. Aveva letto oggi la ricostruzione di Verderami. Grazie, sì, ci rivedremo in Parlamento. Guardi, tutti ben accolti, però alla fine decido io, e questa è un po' l'idea di Draghi, secondo me. L'ho letta e la condivido se avesse un arco temporale di 2 mesi. Lo scontro fra bande di questa maggioranza assolutamente disarmonica e non coesa, fra qualche mese arriverà per la bulimia di potere. L'altro canto è già crollato il governo per la bulimia di potere e quindi imploderà nuovamente anche questa maggioranza. Voglio dire, Draghi parla non di IRPEF, l'abbiamo sentito quando è uscito il rappresentante di LeU, no? Allora, rivediamo l'IRPEF, non per lui rivedere l'IRPEF è fare la lotta a spreno all'evasione fiscale. Scusi, a proposito di LeU, il tema dell'abbassamento dell'IRPEF c'è o non c'è? Si può fare con LeU o non si può fare? Io temo di no. Scusi, mi dico...